il suo partner hanno 44-83, sono lì che insomma soffrono e aspettano, con il 44-94 che invece ha già qualificato la coppia rappresentante la Georgia. E ora andiamo a seguire insieme la coppia rappresentante la Polonia, Aleksandra Zaworyjna e Maciej Bernadowski, 22 anni lei, 23 lui. Hanno scelto polka e valzer. Gli applausi sono per la coppia rappresentante la Polonia, Aleksandra Zaworyjna, Maciej Bernadowski. Naturalmente adesso l'attesa ovviamente per le coppie che stanno aspettando per la qualifica, intanto vediamo il lavoro del pannello tecnico che sta andando a riguardare delle cose, vicini, no? Vicini, vicini, veramente alla zona, a quel 44 famoso. Anche se forse components qua saranno un pochino più alti, perché già cominciava a vedersi un po' più di velocità, un po' più di sintonia. Ma abbiamo una sequenza di polka chiamata a livello 3, una sequenza di polka chiamata a livello 2, 7 tweezel livello 3, con un po' di penalità perché in effetti non erano proprio precisi, e poi la no touch, il cerchio comunque di livello 2, quindi anche qui non è salito tantissimo. Direi che siamo in quella zona proprio dove... zona limite, possiamo chiamarla così. Sì, si sta su o giù dalla zona qualifica. Intanto stiamo rivedendo proprio i replay che riguardano la coppia che per la terza volta è diventata campione nazionale in Polonia. Loro agli europei del 2012
Aveva dato fatto la preliminare, queste preliminari che invece sono state eliminate quest'anno, ottenendo una 15ª posizione, 14esimi poi alla preliminare nei campionati del mondo. La particolarità, e poi io dico sempre quando dico questa cosa, Franca sa cosa significa, sono allenati dalla mamma di Macei. Non è facile fare la mamma e l'allenatrice. Ruoli difficili, ruoli contrastanti, non facile, però sono tantissime le pattinatrici, le coppie, anche i pattinatori che hanno uno dei due genitori, la mamma o il papà, proprio che sono allenatori. E ovviamente seguono un po' le orme, no? Magari vedono la mamma allenatrice che sta sul ghiaccio 18 ore. No? E poi per forza di cose quasi, ma no, molto spesso sono scelte proprio. Tanti di loro anche riescono poi a rivolgersi invece ad altri allenatori proprio per evitare questo problema. Ed eccolo qui, dovrebbe uscire il punteggio. Come dicevi tu, siamo proprio in quella zona limite. Siamo lì, vedrai. Andiamo a vedere se viene confermato. 44, questo 44 è il numero magico in questo campionato d'Europa. 44 e 25, vedete il tecnico, 24 e 07 e 20 e 18 per quello che riguarda invece l'aspetto dei program components. Eccola, e ha fatto entrare definitivamente Federica Testa e Lucas Solley con 44 ed 83, dunque si sono qualificati.